Possiamo ora parlare di cose un pochino più serie. Parliamo finalmente un po' dei nostri programmi, era ora. A tal proposito ritengo che una prima cosa che attenzioneremo sarà la viabilità, per cui la creazione di una strada alternativa alla statale 114 è basilare. Nonostante questi 10 anni persi con questa amministrazione, la nostra lista Furci Libera ed io in primis mi batterò per avere un finanziamento che possa consentirci di completare l'asse di circuitazione con la realizzazione di un'arteria che possa aggirare, provenendo da Rocco Lumera, la zona Serro per poi immettersi nella circonvallazione e quindi raggiungere la fine di Furci lato sud col completamento dell'asse di circuitazione. Scusate per la complessità, però è così come la posso descrivere, solo così. Fermo restando che questo progetto è l'unico realizzabile, visto e considerato che la linea ferrata, a mio giudizio, non sarà mai spostata a monte. Se ne parla da 30 anni, la ferrovia dov'è? È rimasta e ne resterà ancora per 50. Un'altra riflessione va fatta sui parcheggi. Che ne pensate di un progetto serio con cui realizzare nella zona antistante la villa comunale un pluripiano con parcheggio sotterraneo e annesso locale per ricovero barche, e quindi poi successivamente regolamentare finalmente la presenza degli ambulanti? Ne parleremo a tempo e a luogo. Un altro argomento di rilevante importanza riguarda la sosta a pagamento sulla nazionale. Non è possibile che un poveraccio venga penalizzato con salate multe solo per aver preso un caffè o un giornale. Così non si è favorito di certo il commercio. Già penalizzato per la crisi economica che attanaglia tutto il paese. La soluzione non può certamente essere improvvisata qui dal palco, ma la troveremo assieme alle categorie interessate, ad esempio i commercianti. Cosa mi dite poi della quasi scomparsa della pista ciclabile? Noi sicuramente l'amplieremo, sviluppando il percorso per tutto il paese, rendendola sicura. Fai ogni tanto un viaggio all'estero, amico Balletta, e vedi come vivono le persone civili. Altro che non vi interessano gli alberi, le piste ciclabili e la tranquillità. Questa è la civiltà. Cosa ne pensate poi dello spettamento inutile e dannoso fatto a spese della collettività degli alberi posti sul marciapiede del lungomare? A che scopo è stato fatto? Visto che una carrozzina non può passare nella zona in cui il marciapiede è rimasto quello vecchio, e il lungomare, fatto con i finanziamenti della Comunità Europea, come ad Ilitterme e Santa Teresa di Riva, sì, è esteticamente bellino. Ma io, come amministratore, non avrei sicuramente accettato quella soluzione, e spero di sbagliarmi, ma alla primavera mareggiata sono sicuro che piangeremo. Mi auguro sinceramente di sbagliarmi. Tra i nostri obiettivi c'è sicuramente la riqualificazione dei locali dell'ex macello, poiché non è possibile che un'amministrazione seria possa pensare di abbandonare delle strutture che possono dare al paese qualcosa di positivo, e abbandonata là e dimenticata da 10 anni. A proposito di serietà, voglio anche fare una ulteriore precisazione in merito alla storia che gira falsamente sulla fabbrica Misitano Straguzzi. Qualche meschinello interessato a seminare zizzania va dicendo in giro che se vince Parisi chiude la fabbrica, manco se fosse il duce lo potrei fare. Ma è bene chiarire qual è il mio pensiero in merito alla vicenda. Io sono sicuramente dell'idea che la fabbrica Misitano Straguzzi è una fonte di lavoro irrinunciabile per Furci. Quindi io, se dovessi vincere, non potrei mai alla stessa arrecare alcun danno. Certo, la proposta di uno spostamento è una cosa importantissima. Quindi, d'accordo con i proprietari e mettendo a disposizione qualunque nostro mezzo, sarebbe meraviglioso avere un centro storico sgombro da magazzini, con parcheggio, abitazione e tanto verde.
e la fabbrica funzionante perfettamente nella zona di sua competenza, che è quella industriale di Furci, e sottolineo, di Furci. Pensate quale vantaggio ne avrebbero i proprietari e quale vantaggio ne avrebbe il paese. Smettetela per favore di dire sempre bugie, come quella delle cooperative rosse, l'ho sentita ieri, io sono nelle cooperative rosse e sarei proprietario di una cooperativa rossa, se fosse vero sarei contento, chissà quante persone sistemerei. Cambiamo argomento, parliamo di igiene e sanità. Le persone presenti, che grazie al mio interessamento tra il 94 e il 98, quando ero assessore all'igiene e sanità con l'amministrazione Ventura, siamo riusciti a realizzare a Furci una discarica di materiale inerte con l'ausilio di un privato, peraltro mai decollato. Scusate, è necessario però spiegare quale era l'obiettivo. La discarica sorgeva accanto al Fu Parco Suburbano e alla contrada Zorio. Dopo circa 2 anni, se avesse funzionato, sarebbe diventato un grande parcheggio, proprio a servizio del Parco Suburbano e della contrada Zorio. E nelle nostre intenzioni rivalutare la funzione primaria della discarica, che oltre che a creare posti di lavoro consentirebbe lo smaltimento legale degli inerti che invece in atto vengono dismessi abusivamente nei nostri torrenti con grave danno ambientale e igienico. A tal proposito vi annuncio che se ci sarà possibile dalla prossima estate cercheremo di risolvere un grave problema che lo scorso anno non è stato affrontato. Vi ricordate i cassonetti maleodoranti che rimossi dalle strade interne del paese sono andati a finire nel posto meno indicato, cioè il lungomare? Pensavate che lì, cari amministratore, abitassero persone prive di olfatto o che i turisti, pochini per la verità, potessero essere attratti dagli odori nauseabondi, visto che non veniva loro offerto nient'altro? Noi cercheremo per il periodo estivo di realizzare una raccolta porta a porta della spazzatura che ci eviterà la presenza dei cassonetti sia al centro che sul lungomare e agevolerà senz'altro gli anziani. E sempre a proposito di spazzatura, cosa dire della disgraziata vicenda in cui sono stati coinvolti i nostri operai comunali? Ve la ricordate? Ci siamo trovati ad un certo punto a Furci a pagare le bollette del lato, i nostri operai pagati e a riposo e il servizio di smaltimento affidato a una ditta privata con esorbitanti costi a carico della collettività. In 3 mesi sono spesi oltre 50.000 euro. Mentre negli altri comuni, dove la gestione della cosa pubblica è affidata ad amministratori capaci, il problema ATO è stato risolto tranquillamente, Furci è l'unico paese in cui questa storia è diventata una tragicommedia. Dovete ancora sapere come i nostri amministratori hanno astutamente, a loro dire, risolto il problema dell'autoparco municipale, che è quello che si trova salendo tra grotte e calcare, ex residenza della forestale. I locali, appunto, erano stati dati in affitto alla Guardia Forestale. Da quando sono arrivati questi amministratori, la Guardia Forestale si è trasferita a Saula. E sapete perché? Hanno subito litigato e li hanno mandati via. Ma ecco la magia. Al loro posto, per recuperare un affitto di poco conto, fanno un accordo per 6 anni con l'Ato 4 e tutti i compattatori della zona, circa 30, sostano a Furci con gravissimo danno ambientale. Riflettete, 30 compattatori passano e ripassano quotidianamente nella nostra già intasata statale 114 e per giunta con la loro sosta notturna nell'autoparco rendono nauseabonda tutta l'area del circondario con tanta soddisfazione da parte di coloro che lì purtroppo ci abitano. Bravi, bravi, bravi! E qua concludo, cari concittadini, e qua voglio concludere. La situazione del paese è sotto i vostri occhi. Noi ci sforzeremo di riportare Furci ai livelli che gli competono. Viva la lista numero 1, viva Furci Libera, viva Furci e viva tutti i furcesi. Grazie.
Grazie.